piuttosto convinto di riuscire a trovare delle belle puntatine interessanti. Ogni Aspetta! Quale dovevamo vedere? Questa qua l'abbiamo vista? Ogni tradimento nasconde una storia. Una storia piccante o una storia d'amore. Io ti do fiducia e tu così domani mi ripari. Sono in live, sì, certo che domani sono in live. Sono storie di una notte di follia, oppure di anni, di vendette crudeli. Dove stanno trombando sti due? Sono sempre il parquet, sempre il legno, il parquet. Eli, o di perdono. Farsi corteggiare non è mica tradire. Ho capito. Dipende, signorina, se lei accetta questo corteggiamento in maniera provocante, insomma. Storie che non smettono mai di stupire, perché ci sono mille modi di tradire. Sono storie di alta infedeltà. Ok, abbiamo visto la storia omosessuale, la storia lesbo, la doppia cornificazione. Io mi sono divertito, tu ti sei divertita. Sì, ma signore, scusi, lei parla così. È il suo modo di parlare, ti passa. Basta. Grazie, Sergantis, per il ride, patatino. Giacomo, 27 anni. Quanto tamarro, Giacomo, Madonna Santa. Va bene che negli anni 90 i teenager andavano così, ma quanto tamarro. Lavora come meccanico in un'officina del paese. Ilaria invece ha 24 anni e finite le scuole ha deciso di impegnarsi nel ristorante di famiglia come cameriera. Alla fine eravamo cresciuti nello stesso paese, quindi era come se ci conoscevamo dalla vita. Sinceramente non sapevo più come fare per fargli capire, Giacomo, ci sto, Giacomo. Mica, il problema... Il problema di questa donna era che doveva fargli capire che lei ci stava. Signorina, se Giacomo non coglie la palla al balzo, proceda lei, voglio dire, non è che muore nessuno, Non riuscivo a farmi avanti perché io in realtà sono un po' timido, ecco. Era come una preda che mi sfuggiva in continuazione e che io stentavo ad acchiappare. Alla fine però Ilaria riesce a catturare Giacomo e tra i due comincia una promettente storia d'amore. Se mica riesce a catturare, l'hai detto come se fosse Entei, cioè in realtà è come se avessi catturato un Magikarp con una Master Ball, non è che... Dopo 4 anni... Madonna, questi paragoni! Che cazzo ve li fa questi paragoni qua? Fatemi la subcast! Assieme, che eravamo fidanzati, io sì, mi sono fatto coraggio e gli ho chiesto di sposarmi. Il giorno del nostro matrimonio è andato tutto esattamente come doveva andare, quindi abito bianco, occhi lucidi, è stato veramente bello, è stata una favola. Che cazzo si aspettava il matrimonio, scusi? Abito scuro, mortaretti e asce... Sfragizzata. Dopo un matrimonio all'insegna della tradizione, arriva finalmente per i due sposini la prima occasione per allontanarsi dall'amata Calabria, la luna di miele. Io in realtà non vedevo l'ora, anche perché fino a quel momento la mia vita era stata tutta in paese. Poteva trasferirsi, signori, non è che... Con il poco stipendio che avevamo abbiamo deciso di non andare troppo lontano e andare comunque in una nostra bellezza italiana, che era la costiera amalfitana. Beh, sti cazzi, non è che hai detto niente, la costiera amalfitana è bella, che cazzo vuol dire, cioè? Non è che devi andartene in Venezuela, cioè? Oltre che il fascino del luogo, a convincerli della meta è stata l'offerta all inclusive proposta dal resort. Adesso ho capito, L'offerta all inclusive. Si sbronza la mattina e sera, ho capito adesso. Adesso ho capito. Quando siamo arrivati, la prima cosa che ho fatto è stata quella di fiondarmi letteralmente sul buffet. Si è ingozzato. Hello there. Alice, grazie mille per i 2 mesi di sub, intornata dalle papere armate, Martina. Come sempre, quindi in camera poi è successo il patatrac. Fammi indovinare, ha vomitato anche l'anima? Non lo so se è stato qualcosa che ho mangiato lì o Non so se è qualcosa che ho mangiato lì, le cozze crude da Gennaro il pescatore che me le ha date crude appena prese, o magari le vongole ancora chiuse che ho masticato con tanto di carpace. Non so, però mi sembrava di non avere più un fegato. Fatto sta che la prima cosa che ho visto della stanza quando siamo arrivati è stato il bagno. Si caga? La luna di miele, praticamente romantica, era del tutto rovinata. Mica signora, perché suo marito ha cagato un giorno e rovinata la luna di miele. Mica signora, che cazzo, cioè, madonna mia, solo perché uno caga un giorno, la luna di miele è rovinata, madonna mia.
un po' drastica. Delle due settimane di soggiorno a loro disposizione, Ilaria passa i primi due giorni al capezzale di Giacomo. Ma poverino, ma scusa, sei stato male, che cazzo c'è? Ma la vacanza è ancora lunga. Sì, appunto, cioè... Avevamo preso dei pacchetti comunque inclusi nel viaggio, tra cui avevamo un corso di danza latinoamericana. Mi sono impuntato. Gli ho detto, Ilaria, esci, vai fuori, vedi com'è questo posto, divertiti almeno tu. Vai, Ilaria, esci, vai a fare danza latinoamericana con qualche istruttore provolone latino che viene dal Sud America, che ci proverà sicuramente con te. Ho accettato e quindi sono andata da sola a fare queste lezioni di danza. A me non piace ballare, in realtà, quindi... Zio, ho capito, però non puoi neanche essere amorfo nella vita, Non puoi essere amorfo, non ti piace ballare, ho capito, uno sforzino lo farai, ecco, nella vita, Sicuramente non mi dispiaceva perdere quelle lezioni di ballo. Capito, zio, però non puoi essere amorfo, Entro in questa sala la prima volta e lo vedo. Carlos, bellissimo. Oddio, signorina, sembra uno stereotipo italo-americano di un mafioso, Però, canotta, collana, sembra uno stereotipo italo-americano come nei Griffin degli italiani mafiosi, quindi, vabbè, però, bellissimo, insomma, sì, esatto, sembra un narcotrafficante. Carlos ha 27 anni, è nato in Brasile e da 3 anni lavora come insegnante di ballo all'interno del resort. Mi piace tanto Italia, mi piace il cibo italiano, mi piace le belle donne. Ale, grazie italiane. Mille per la salve, benvenuto dai Papà Armata, in Martino. In Brasile abbiamo anche belle donne, ma qua in Italia è proprio da impazzire. Qua c'è la figa, buono! L'abbiamo di marca qui, mica sottoprodotti. A parte che secondo me poi, credo, già non sono mai stato in Brasile, ma secondo me anche in Brasile avrà le loro donne, scusami. Da subito è stato assolutamente esplicito in quanto mi ha detto che... Quanto Carlo è stato da subito esplicito in quanto me l'ha appoggiato sul culo e mi muoveva con quello per ballare. Comunque gli piacevo. Ah, così diretto, va bene. Carlo, se il pene che gira. E io sono rimasta assolutamente stordita da tutto questo. Da tutta questa minchia. Il corso era per coppia, ma è arrivato Ilaria e mi ha detto di essere da sola lì, che non c'era marito. Ho detto, cavolo. Qua si tromba. Questa già è andata. Questa è già Ciao, andata. Puoi dire che dobbiamo fare il gioco della bottiglia? Mi serve ora. Ciao, puoi dire che dovete fare il gioco della bottiglia? Grazie per il circo. Quello che Ilaria non sa è che Carlos è uno dei partecipanti al campionato di Dopa Trap, una competizione. Anna, grazie mille per la salve, venuto dai Papà Armata, palata. Organizzano per vedere chi riesce a sedurre più ospiti femminili. Ah, esiste una competizione che si basa su chi seduce più ospiti femminili. Che cazzo di contest è questo? Durante la stagione. Ma le che cazzo di contest? Non so, valevano 2 punti. Italiana era 5 punti. Ah, ma sì, ho capito. Ma questa roba qui la fanno anche in Romagna. Non è che la fate solo voi, cioè, voglio dire. I sposati valevano 10. Le milanesi valgono un botto. Dopo quella prima lezione, Ilaria comincia a frequentare regolarmente le lezioni di ballo. Stava addosso a lei, perché lei è sposata, quindi vale il doppio dei punti, voglio dire. Il valzer romagnolo Andrea. Appunto, se principio dato. Ma lei, se è sposata, vale più punti, quindi... Ilaria mi piaceva molto, era molto bella. No, non dire cagate, lo fai solo per i punti, smettila. Era in viaggio di nozze, quindi valevo triplo di... vedi, Padella, grazie mille per i 4 mesi di risalto. È tornata tra le papere armate. Vedi, era in viaggio di nozze, vale triplo di punteggio, e mi faceva salire su la classifica di Topa Trap, quindi comunque mi fa piacere che neanche il tempo di finire la luna di miele che Gia si cornifica. Esatto, grazie per il cielo. Non ho pensato 2 volte.
si avvicinava, si avvinghiava e si comportava chiaramente. Ragazzi, voi scherzate, ma io quando andavo in vacanza a Gabicia Cattolica c'erano qualche bagnino romagnolo, c'era che faceva il contest per chi si trombava più turiste. Non tutti, però c'era qualche bagnino romagnolo che faceva il contest a punti chi si trombava più turiste o più italiane. E c'erano i punti in base alle città di provenienza, allo stato di provenienza. Tipo c'erano le tedesche e le svedesi valevano un cazzo perché era facile, le francesi valevano un po' di più, c'era questa roba qui. Non da maestro canale. Vabbè, non sono pratico, che cazzo ne so del record, non ho idea. Sono ancora buone le cozze, ascolta. Non sono pratico, che cazzo ne so. Io lo sentivo ogni tanto che lo dicevano, ma io non mica, che cazzo ne so, io in vacanza mi volevo rilassare. Ma non fregavo un cazzo. Io quando vado in vacanza mi voglio rilassare. Proprio una cosa di cui non mi fregavo un cazzo in vacanza era rimorchiare, volevo solo rilassarmi. Monico, il classico di ballo. Io raccontavo di tutte le mie esperienze che ho avuto fuori d'Italia. Facendomi sognare praticamente, portandomi davanti agli occhi abitudini, luoghi. Ma che scuse, no raga, ma tu sei fuori, oh. Ma io andavo in vacanza 2 settimane di merda al mare e secondo te in quelle 2 settimane di merda dovevo andare lì, parlare, approcciare, fare il simpatico, cercare di sedurre, chiedere di uscire, boh, ma vaffanculo, io mi svegliavo, caffè corretto, sambuca, spritz, si sta sbronzi così sullo sdraio in uno stato di semicoma vegetativo, ci si alza, bagno, si va a mangiare la piada con gli amici, si esce, si beve e si torna in stato di semicoma. Ma quale rimorchiare? Ma che cazzo voleva rimorchiare? Lavoravo tutto l'anno, 2 settimane andavo a rimorchiare. Ma vaffanculo. Cose, persone, posti e comunque io non l'avevo mai visto. Giacomo intanto è alle prese con i suoi problemi di stomaco e non gli ancora resta che aspettare da solo in camera che Ilaria faccia ritorno. Quando tornava in camera mi raccontava quello che aveva fatto. Mi raccontava di quanti peni sul suo culo le erano arrivati. Mi faceva vedere anche qualche passo di ballo che le avevano insegnato. Se da un lato mi sentivo in colpa nei confronti di Giacomo, dall'altro mi ripetevo che sto facendo di male. Cioè. Sto facendo di male, non sono mica io che metto il pene del maestro di danza sul mio culo, è lui che me lo mette a me. Io cosa sto facendo di male, scusami? Se una persona mi corteggia, non sono io in difetto. Se tu però non rispondi, comincia a essere concorso di colpa, figlia mia. Se uno ti si struscia, te lo mette sul culo e tu non fai niente, insomma, comincia a essere un po' concorso di colpa, te lo dico. Passano i giorni e la situazione in cui i due sposini non si è proprio ritrovano uguale. Non è esattamente ciò che avevano immaginato per la loro luna di miele. Sì, ma io da un zio, lato però avevo un essere assolutamente moribondo che mi aspettava e mi accoglieva tristemente. Mi diceva di prendere quelle benedette medicine. Io, essendo calabrese, ho la testa dura e quindi non mi lasciavo guidare dalle sue parole. Ma che cazzo vuol dire essendo calabrese? Io ho tanti amici calabresi, se sta male lo prendo l'antibiotico e l'aspirina. Cazzo vuol dire? Stai male, non prendi le medicine. Allora sei un idiota, però, scusami. Ma allora sei tu che sei coglione, cazzo c'entra essendo calabrese? Io ho 2 o 3 amici calabresi, se sta male le medicine le prendono, che cazzo c'entra? E tu che sei scemo? E dall'altro avevo un adone praticamente mai visto che mi aveva stravolto gettandomi 1000 dubbi. Sì, però anche lei, mica signorina, Ilaria e Giacomo sono 2 freschi sposini. Appena arrivati, tra poco saranno 2 freschi divorziati. Viene risolto scelto per la loro luna di miele, Giacomo è costretto a letto dal suo stomaco, mentre Ilaria si ritrova a frequentare il corso di ballo di Carlos, il fascinoso insegnante. Fascinoso. Che inizia a corteggiarla per fini davvero poco nobili. Per i punti. Con il passare dei giorni, Carlos convince Ilaria a frequentare delle lezioni private. Azza! Mi ricordo che durante la prima di queste nostre lezioni individuali, a parte che ho sangue calabrese e sto tipo è scemo, comunque il mio tipo sta male, che faccio? Ovvio mi faccio rimorchiare dal ballerino. Grazie Space. Ma poi tra l'altro mi piace perché secondo me lei dirà, ma è stato lui che ha appoggiato le sue labbra sulle mie.
Io non è che l'ho baciato, è lui che ha appoggiato le sue labbra sulle mie, poi è lui che ha messo il suo pene nella mia vagina. Io non è che mi sono mossa, è arrivato, io non ho fatto niente, cioè voglio... questa è la logica della tipa, io non ho fatto niente, ha fatto tutto lui, quindi non è che tecnicamente ho tradito. E lui mi disse, sai che mi manchi quando non ci sei, quando non ti vedo? Michele, la conosci da 3 giorni. Già... Ho preso la sua mano e ho messo qua sul mio cuore e ho detto, senti, senti come batti, però io dico questo a tutti. Sì, ma questo l'avevamo capito, che sei un provolone, cioè. A un certo punto, mentre ballavamo, lui ha cominciato a toccarmi. Perché fino adesso cosa stava facendo, scusami? Fiorandomi, cioè in maniera molto dolce, in maniera molto, molto delicata. E lei si è completamente sciolta, era mia. Cioè, prima la confondi col delirio, poi posso baciarti. Ad un certo punto ho chiuso le porte. Chiuso le porte. Chiuso le porte. E abbiamo fatto sesso lì nella sala di ballo. Sì, avevamo capito che non eravate andati in rosticceria. Cioè. Carlos ottiene ciò che voleva. Ilaria non oppone resistenza. Sì, perché è il suo ragionamento, io non oppongo resistenza, quindi non l'ho tradito. E si lascia trascinare dalla passione. È stata l'esperienza più appagante, più eccitante, più sconvolgente della mia vita. Minchia, hai avuto proprio una vita monotona, zia, eh? Si vedeva che il marito non era molto bravo, quindi per fare qualcosa in più là non ci voleva tanto. Guarda lui! Si vedeva che il marito non aveva nemmeno capito che cos'era una vagina, quindi non è che ci volesse molto, voglio dire. Allora questa è la passione. Madonna, che vita triste che hai avuto, ragazzo, Madonna santa. Da quel momento il viaggio di nozze per Ilaria si trasforma in una luna di miele di alta infedeltà. Ma il marito non si riprende più? Cioè... Io mi svegliavo la mattina e il mio chiodo fisso era Carlos. No, era la mazza di Carlos, non Carlos. E mi cercavo per tutto l'albergo. Io cercavo di sfuggire perché c'era altri punti da fare. C'era altri punti da fare! Ma guarda lui! Cercavo di sfuggire, c'era altri punti da fare. Non è che... Io ero ossessionata letteralmente da lui, dal suo fascino, alla sua bellezza. Lui c'ha i punti da fare. Non volevo niente di serio con Ilaria. Soltanto ogni tanto quando avevo un buco libero, lì. Sì, sono io che buco libero aveva Ilaria. Io cercavo Ilaria. Giacomo intanto comincia a dare segni di ripresa e ora che sta meglio si rende conto che la sua fresca sposina non ha passato con lui che ritagli del suo tempo. Quanti giorni è stato in coma? Mi è nata qualcosa dentro, una sorta di rabbia, di voglia di sapere. Voleva sapere tutto per filo e per segno, cioè dove ero stata, che avevo fatto, con chi ero stata. Eravamo andati lì assieme, perché non mi doveva rendere partecipe delle sue cose? Quel suo porgermi le domande usando un certo tono mi avevano dato. Prego, dimmi che lei si arrabbia quando trova il ballerino con un altro. Dimmelo che cosi, rido Gia ora. Sarebbe bellissimo, grazie per il cibo. Arme, lui qualcosa. Quando uno le chiava bene, poi si attaccano. Impressionante. Grazie per il cibo, Padato. In realtà no, non è impressionante, non è una cosa strana. E ora ti spiego anche il perché. Il nostro cervello è programmato per associare una persona a una bella sensazione che ci dà. Quindi il nostro cervello è programmato per provare affetto o anche in alcuni casi amore in base alle sensazioni che una certa persona ci fornisce. Quindi se una persona è in grado di farti, detta proprio brutalmente, godere a letto, il tuo cervello associerà a quella persona una bella sensazione e sarà molto più facile che tu ti innamorerai di lei. La mente umana non può un cazzo contro la scienza. Stava cominciando a fiutarla. Volevo dire l'amore, scusa. Si dice che quando uno... L'amore non può un cazzo contro la scienza. Così a mangiafave. Cioè, praticamente stavo mangiando le fave, a me le fave non mi sono mai piaciute. Piacciono a lei le fave, zio, te lo dico io! Un giorno ero lì in sala ballo, è arrivata Ilaria e mi diceva che
triste perché mi diceva che tra due giorni andava via. È triste perché ha detto mio marito si è ripreso, che pugnetta. Speravo fosse malato per i prossimi 2-3 mesi, così trovava un po'. Sapevo comunque che di lì al poco quell'avventura si sarebbe conclusa. Finito, vuoi trasferirti lì da lui? I due amanti si lasciano andare alla passione ancora una volta. Giacomo intanto in camera sua. Ma per, cos'è questa inquadratura da super cattivo? Cos'è questa inquadratura da super cattivo di un film? Ormai stavo bene. E quindi gli scopamici, la metà delle volte uno scopamico si innamora dell'altro. Uscito dalla stanza e volevo andare incontro a Ilaria. La prima cosa che mi è passata per la testa era di raggiungerla nel posto dove lei mi aveva detto che passava tutto il tempo. In rosticceria? Ah no. Quando ero tra le sue braccia pensavo a quella canzone lì. Sono una donna, non sono una santa. Mi stavo incamminando verso la palestra. Cazzo. E a poco camminando la musica si faceva sempre più forte. Pensavo stessi pensando a Vamos alla playa. La canzone era quella giusta. Non aveva detto che aveva chiuso la porta? Era distante, era lontana, non era più quella di prima. Gli ha fatto una scenata pazzesca. Brutto porco, gli ho detto. Ma brutto porco, ma quando mai lui ha detto che saresti stata sua moglie? Scusami. Quella se l'ha fatta il viaggio. Vabbè, ma scusa, Ilaria ma e Giacomo, beccato con un'altra. Sposini, trascorrono la loro luna di miele in costiera. Ma lui mica ha mai detto che l'amava, cioè. Un forte mal di pancia, però, costringe Giacomo a letto per tutta la durata del soggiorno, dando così l'opportunità a Carlos, l'insegnante di danza del resort, di fare di Ilaria una delle sue conquiste stagionali. Giusto, per i punti. L'ultimo giorno di luna di miele, però, Giacomo prende forza e si dirige dritto alla palestra per fare una sorpresa a sua moglie. Te la farei la sorpresa, Giacomo, altro che la palestra. Il nostro doveva essere un addio. Si doveva chiudere lì. Fallito. Quando ero proprio arrivato linea. In prossimità della palestra, mancavo pochissimo, credo, forse era qualche porta più avanti. Sei un porco andare a letto con me e anche con altre. Io non farei mai una cosa simile. You got the point. Ho avuto una fitta allo stomaco terrificante. E alto il volume? Probabilmente non mi ero ripreso del tutto e quindi sono dovuto tornare indietro di corsa verso la stanza. Ma zio, ma prendi ste cazzo di medicine, porca di una puttana, però. È 2 settimane che stai cagando. Oramai hai cagato anche l'anima. Che cazzo, cioè, per Dio. Prima che fosse troppo tardi. Ilaria non sa di averla scampata per un soffio, ma non per questo si sente più tranquilla. Quella stessa sera, preda della confusione più totale, cerca conforto al telefono con sua sorella. Conforto. Lei cerca conforto. Cioè, scusa, ti sei trombata il ballerino alla tua luna di miele e tu cerchi conforto. Mi disse comunque non era infrequente che si potesse tradire, si potesse cadere in situazioni del genere, in luna di miele addirittura. Ah, non è una cosa frequente. E mi raccontò a delle tipe a cui era accaduta la stessa cosa, nel nostro paese per esempio, no? E che addirittura dovettero poi cambiare paese, cioè trasferirsi per non cadere in uno scandalo. Oh, madonna! E a quelle sue parole, non di giudizio ma di lucidità, da questo punto di vista non nascondo che mi feci prendere da un'ansia. Andre, pazzesca. Non c'entra molto, ma mi è venuto in mente per la scena di prima. Come la pensi riguardo al tema dello struppo e la classica frase che purtroppo si sente spesso dire, se l'è cercata? Grazie mille per il cire, è una frase del cazzo, nessuno si cerca niente, ognuno è libero di uscire vestito come cazzo vuole, se esistono delle persone che si comportano come degli oranghi, sono gli oranghi che vanno curate, non le ragazze. Ogni donna è libera di uscire fuori per strada vestita come cazzo gli pare e mostrare le parti del corpo che cazzo vuole, perché siamo in libertà, se ci sono dei primati si curano i primati, non si rompe il cazzo agli altri, non si limita la libertà di una persona perché tu sei un orango di merda. Ilaria resta al telefono per più di un'ora e quando torna in camera è ormai sera tardi. Giacomo sembra essersi completamente ripreso.
Vabbè, basta che copra le parti essenziali. Vabbè, ovvio, le parti essenziali vanno coperte per il pudore. Vabbè, fino a lì, vabbè. Ho paura di stare con lei in camera, finalmente. Desideravo fare l'amore con lei. Anzi, per la prima cosa che Vittorio, grazie per mille per la sub, benvenuto tra le forze armate, Palatino. Io, sinceramente, non me la sono sentita. Primis era ancora... Udi, grazie mille per i 4 mesi di sub, intornato tra le forze armate, Palatino. Avevo paura che Giacomo, in un modo o nell'altro, potesse comunque accorgersene. Scusami, però, perdonami, signorina, cioè, lei è stronza a 360 gradi, però voglio dire, cioè, vai a luna di miele, mette le corna a suo marito, quando suo marito finalmente vuole trombare con lei, non vuole. E che cazzo, signora, e che cazzo, però, cioè, per l'amor di Dio! Niente, lei mi ha rifiutato. Mi ha detto che era meglio per la mia condizione fisica. La Madonna, che cazzo, ma scusa, ma povero uomo, cioè, Consolion, grazie mille per i 3 mesi di sub, intorno a armata, Valentino. Non con due uomini nello stesso giorno, cioè, me la sono sentita. Non... quello è il problema, che non l'ha mai fatto con due uomini nello stesso giorno, è un dramma insormontabile. Non potevo. Giacomo, ferito nell'orgoglio, incassa il rifiuto di Ilaria. Quella notte, però, fatica a prendere sonno. 2 settimane che non se lo può trombare, ci avrà un'erezione da paura. Non la capivo, era distante, era lontana, non era più quella di prima. Chissà perché. La mattina seguente Giacomo si sveglia per l'ennesima volta solo nel letto. Ilaria è uscita senza di lui. Ma così proprio ben sereno. La prima cosa che ho fatto è stato quello di prendere il telefono per chiamarla. Però poi mi sono accorto che lei aveva dimenticato il telefono in camera. Pure! Quella mattina mi svegliai triste, depressa, avevo paura che le domande di Giacomo e i dubbi si potessero intensificare. Ormai, sempre più geloso, Giacomo controlla il telefono di Ilaria. Non trova indizi compromettenti, ma un dettaglio gli salta all'occhio. Una foto della minchia del ballerino. Una chiamata di sua sorella la sera prima, che era durata circa un'ora, e un messaggio in cui lei le diceva: chiamami al più presto possibile. Per quale motivo questa urgenza di sentire sua sorella? La prima cosa che ho pensato è stata: magari è incinta. Vabbè, uno poteva anche pensarci, effettivamente. Giacomo, ormai in forze, esce di camera per trovare sua moglie. Dopo aver girato a destra e a sinistra, non sapevo più dove andare, sono andato verso la palestra. Sicuro di trovarla lì, ma quando sono arrivato lei non c'era. Quel giorno Ilaria non si è fatta vedere, forse... Carlos è incinta! Il marito stava meglio. Ho pensato che potesse essere andata a farsi un bagno, Carlos. Un'escursione. Un Carlos. Dovevo aspettare solo che tornasse. E quindi sono andato verso il bar dell'hotel, intento ad aspettarla là. Ma Ilaria non ha intenzione di farsi trovare molto presto. Ha deciso di passare quel giorno da sola a riflettere seriamente sul futuro. Addirittura pensai di lasciare Giacomo per Carlos. Ma te che cazzo, te l'ha detto che cazzo? Ma perché ti fai il trip mentale? Ma te che ma Carlo, stai mai detto che volevo stare con te? Ma cos'è sto viaggio? Talmente era stata la potenza di questa sbandata. Minchia, se l'è trombata proprio bene, perché per far venire sta casa. Ah, ma era. O lei non ha mai avuto un orgasmo nella sua vita, o Carlo stromba proprio da Dio, Intanto, solo e sconsolato al bancone del bar, Giacomo viene scambiato per uno dei tanti single in vacanza nel resort. Tanto che il barman gli attacca bottone. Il barista mi disse che era strano che io ero così angosciato e da solo in quel posto. E io dissi: ma perché? Per quale motivo? E lui mi rispose che felpa quello... oggi, me l'ha regalata mia mamma per Natale. Tranquilli, il merchandising arriverà presto, badate. Il posto perfetto dove incontrare una donna. Mi ha raccontato di questo campionato che facevano in quel posto. Si chiamava Topa Trap, cioè Topa Trap. Topa. Appena arriverà il merchandising presto, patato. C'era un certo Carlos, che era l'insegnante... Amica, è in cima alla classifica, Carlos! Ah, però! Di ballo. Io ho pensato, l'insegnante di ballo, ma allora è lo stesso che ha Ilaria, che frequenta Ilaria.
Mica in cima alla classifica, barista, anche primo. Vedendo Giacomo incredulo alle sue parole, decide di fornirgli un'ulteriore prova del suo racconto e gli mostra il tabellone del concorso. Ad ogni partecipante è abbinato il numero di stanza della donna conquistata. Ma no, ma sei un coglione, ma no! Ma non mettere il tabellone con il numero, scusami! Ma che stupido sei! Ma scusa, ma... La prima cosa che ho visto accanto al nome Carlos... Direi che Giacomo potrebbe lasciarlo a prescindere, haha! Sì, tra l'altro, ma stai per dire... Sì, ma loro sono stupidi, scusa! Ma metti in una lavagnetta il numero di stanza di quelle trombate! Ma se vede, ma qualsiasi marito può vederlo, scusami! Ma che cazzo fate in sto albergo? Era il numero della mia stanza. Cioè, io non potevo credere che Ilaria mi avesse potuto fare cornuto. Mi vergognavo di tutto quello che sarebbe potuto succedere dopo. La gente che l'avrebbe scoperto, oppure non l'avremmo mai dovuto dire. Ma che cazzo te ne frega? Ma che cazzo di problema è? Ma sti problemi di merda da paesino, perché esistono anche a Bologna i paesini di merda in provincia. Ah, ma il paesino è piccolo, la gente mormora. Chissà cosa diranno in paesino. Ma vaffanculo te, il paesino. Il problema secondo te è quello che diranno in paese. Ma rincoglionito, il problema è il tuo matrimonio. E cazzo ne foto di quello che diranno in paese. Io dovevo fare finta di niente. Il problema è cosa diranno in paese. Sta mentalità di merda da paesino l'ho sempre odiata. Perché esiste anche a Bologna, sui colli, in provincia. Esiste sta merda di mentalità di merda da paesino. Giacomo va a sgranchirsi le gambe e a schiarirsi le idee. Proprio come Ilaria, che dopo la sauna non ha ancora trovato risposte alle sue domande. Finché la sulla gente sua mormora. Mentre ero lì con le altre donne, mi è arrivata Ilaria e ha fatto una scenata pazzesca. Brutto porco, gli ho detto. Che fai mo con quest'altra? Che significa tutto questo? Mi ha detto che io ci provava con tutti, che non voleva mi vedere più. Mentre litigano, Carlos e Ilaria non si accorgono che a pochi passi da loro si è fermato anche qualcun altro. C'era lei che gridava come una forsennata, gridava, diceva tu mi hai tradito, tu stai anche con le altre. E lui che mi risponde? Tu mi hai tradito! Lui ti ha tradito, ma vaffanculo, Ilaria! Vabbè, ma che c'entra? Da noi è stato bello finché è durato, ma è stata un'avventura, una cosa così. Ho detto, Ilaria, ma mica sono il tuo marito, non sono neanche il tuo fidanzato. Non capivo se quell'Ilaria lì era la mia stessa Ilaria. Cioè, io che ho tradito mio marito in luna di miele, mi sono sentita dire da questo stronzo, mica eravamo fidanzati. Allora io... Ilaria, ma sei completamente pazza o ti sono partite completamente le sinapsi? Cioè, sei uscita completamente fuori di senno oppure è proprio il cervello che non l'hai mai avuto? Cioè... Io che ho tradito mio marito il lunedì miele mi sono sentito dire noi non siamo fidanzati. Ma sei completamente pazza, Ilaria? Tutto a posto? Ma sei fuori come un copertone, io te lo dico. Io ho capito lì una cosa. Amir, grazie mille per la sub, benvenuto tra i paper armati, ma la tiro. Ma era lei. Ma è pazza sta qui. Era lei la zozzona, la lurida. Era lei quella che ci doveva... La zozzona, la lurida, la maiala, la sgrofa. Non vergognare. Ma questa è matta, ma è fuori come un copertone sta qua. Ma che cazzo, siamo impazziti. Ilaria recupera la calma e rientra in camera. Sì, lì ad aspettarla con un grande sorriso. Scoppiatissima sta qua. Quando è tornata in camera ho notato che aveva pianto quella lurida. Quella lurida. E mi chiese cosa avessi. Io li inventai per ennesima volta. Dissi una bugia. Mi ha detto che era triste perché era finita la vacanza, perché sì. Voleva stare più tempo con me, non c'era riuscita, le dispiaceva, sì, le dispiaceva. Alurida! Mi disse anche di non preoccuparmi. Non sapeva che io sapevo tutto quanto. Non sapeva che io Dopo sapevo. Dopo quella giornata intensa, per Ilaria è arrivato finalmente il momento di rilassarsi. Mi aveva anche preparato un bagno caldo con i petali di rosa e il bagno schiuma. Sporgo una mano dalla vasca per aprire il rubinetto dell'acqua fredda. Mi accorgo improvvisamente che la mia mano e il mio braccio non eri. Io la vasca da bagno l'avevo riempita di olio di macchina, olio vecchio di macchina. Olio vecchio, mica! Madonna! Olio d'auto!
Ho cercato di rendere tutto il più profumato possibile, il più pulito possibile. Lei non si doveva accorgere di nulla. Sono uscito dalla stanza e ho chiuso la porta a chiave. Ilaria è rassegnata e sconsolata. Giacomo ha chiuso il rubinetto generale dell'acqua. Luca, grazie mille per 5 metri di sabbia intorno. Trovo per armato mattino. Vestiti, asciugamani e telefoni. Ho capito, ma ora è diventata una benzina agricola. Quando la cameriera è entrata in camera e mi ha vista in quelle condizioni, mi sono vergognata da morire. Perché l'hotel è piccolo e la gente mormora. Ero sicuro che lei in paese non ci sarebbe mai più ritornata. Ma chi se ne frega del paese? Me l'ero proprio meritato. Ma chi se ne frega di quello che il paese? Ilaria non ha mai più trovato il coraggio di tornare a casa. Consigliata da sua sorella, ha raggiunto una lontana parente che vive a Roma. Raiton, grazie mille per i 3 mesi di risabbio. Intorno tra per un'altra partita. È stato un buco nell'acqua. Ah, cioè, ha riavvicinato già. Carlos è stato scoperto dal marito di una delle sue vittime, che per sua sfortuna era un campione europeo di kickboxing. Ora capisco perché Carlo parla così. Gli ha dato un calcio nel cervello. Gli ha dato un calcio nel cervelletto che gli ha fatto partire il centro del linguaggio. Gli è esplosa l'amigdala proprio. E quindi adesso parla così. La triste storia della luna di miele di Giacomo ha fatto velocemente il giro di tutta Diamante. Col risultato che la sua officina pullula di donne intenzionate a farlo ricredere sull'amore. Minchia, ha rimorchiato pesantemente. No, una...